Amici di Volley News, benvenuti, siamo qui con Kate Antropova e Savino Del Bene Scandicci, che oggi purtroppo non ce l'ha fatta contro Conegliano per 3-1. Intanto ti facciamo gli auguri per il compleanno, che hai festeggiato con una percentuale d'attacco stratosferica personale, ok? Poi, a livello di squadra, secondo te cosa vi è mancato oggi per battere Conegliano? Diciamo che nei primi due set dovevamo un attimo prendere il nostro ritmo, che abbiamo fatto in terzo, abbiamo fatto vedere che anche con le squadre che sono forti abbiamo potenziale e possiamo giocare, e quindi sì, in quarto set ci è mancato il ritmo e basta. Secondo me anche nel fondamentale, soprattutto di battuta, e sì, cioè diciamo che ce la potevamo fare. Beh, non è tutto è detto, può darsi che vi rincontriate magari nel proseguo della stagione con Conegliano. Sì, certo, come è successo spesso a Scandicci, noi aspettiamo quando dobbiamo andare da loro, e certo, è sempre contro Conegliano, è sempre una partita molto combattuta, speriamo, è molto bello giocare a questo livello. Ok. Ti faccio solo un'altra domanda. Allora, hai avuto nell'arco dei 4 set, quelli che hai giocato davanti, entrambe le schiacciatori di Conegliano a muro, però non hai avuto problemi a avere la meglio su entrambe. Merito più tuo o della tua palleggiatrice? Tutte e due, cioè, sicuramente non posso dire né una né l'altra, perché si gioca in 6, si gioca in campo, e quindi decisamente non è merito né di una né dell'altra, è merito di tutte. E sì, diciamo che siamo state brave di prendere il ritmo anche nel palleggio, e sì, diciamo che ho provato a limitare gli errori che spesso faccio anche sulla palla alta, ho preso sempre il ritmo della rincorsa, e sì, sono abbastanza soddisfatta del mio gioco personale, diciamo, però non è bastato, quindi dobbiamo andare avanti e crescere. Magari prove generali per la prossima sfida. Sì, certo. Adesso abbiamo una sfida molto interessante che partiamo già domani, quindi sì, cioè pensiamo a questa partita oggi, riflettiamo e poi sì, guardiamo sempre alla prossima, e anche questo è il livello, e questo è il bello di questo campionato. Ok, grazie.